Dal Vangelo secondo Giovanni. 6 giorni prima della Pasqua Gesù andò a Betania dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena. Marta serviva Lazzaro e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e siccome teneva la cassa prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. È molto bello cominciare questa settimana santa con questo Vangelo. Ci viene detto di questa donna che fa un gesto giudicato impossibile, giudicato anche stupido per Giuda, e che è il gesto di prendere questo vasetto di questo profumo, di rompere il vasetto, di questo vasetto di puro nardo. Per chi conosce il nardo è proprio un olio che ne basta proprio anche una piccola goccia. E il profumo si espande dappertutto. Eppure questa rompe questo vasetto intero di alabastro, quindi era tutto un vasetto tutto prezioso, lo rompe e unge Gesù. Ed è stupido se Giuda dice: «Ma dai, ma questa cosa qua potevamo prenderla e venderla e ricavato darli ai poveri, no?» Però vedete questa donna. E fa proprio il gesto di chi ama, perché chi ama non trattiene per sé, chi ama spreca, l'amore spreca, chi ama rompe questo vasetto di alabastro, rompe la cosa più preziosa che ha dentro per qualcun altro, perché ama. Allora all'inizio di questa settimana santa prendiamo spunto da questa donna che rompe il vasetto e quest'olio, se si rompe la tua vita, se rompi la tua vita, se rompi l'amore che c'è dentro la tua vita, questo profumo si espanderà e farà profumo in tutta la casa. E allora chi c'è vicino a te comincerà a respirare il profumo della bellezza di quello che sei tu, dell'amore che hai dentro. Devi solo romperti. Talvolta la nostra umanità tenta sempre più di autoconservarsi, tento di salvarmi, cerco di non sprecarmi più perché sennò altrimenti mi esaurisco così. No, devi romperti, devi arrivare a romperti. Chi ama non resta intatto, chi ama subisce questa rottura perché l'amore ti rompe dentro, ma l'amore è amore e quel profumo che si spanderà dalla tua rottura di questo alabastro della tua vita farà profumo in tutta la casa e ti donerà dentro di te un amore così grande che ti ritornerà indietro, non averne paura di questa cosa qua, perché nella fede l'amore torna sempre indietro. Buona settimana santa, perché il Signore ti accompagni a rompere la tua vita come Lui ha fatto. Gesù è colui che ci insegna che nella vita dell'amore rompersi porta alla resurrezione e alla vita.